Dunque, oggi completiamo la trattazione del formalismo dei diagrammi di attività, del busy diagram, andando a vedere dei costrutti un pochino più avanzati e cominciamo a ragionare su qualche pattern, no, di modellazione, cioè di come rappresentare diciamo, situazioni ricorrenti che si possono verificare, no, con degli schemi che usano chiaramente i costrutti che conosciamo e che è più un paio di costrutti che ancora dobbiamo analizzare. Richiamo solo velocemente le ultime cose che abbiamo visto la settimana scorsa, che abbiamo raggruppato i segnali e, diciamo così, la clessidra, quindi l'attesa temporale, sotto un unico capitolo perché? Perché sono le modalità con le quali il processo è in grado di comunicare con l'esterno. Giovedì abbiamo dato una certa interpretazione di questo comunicare con l'esterno. Vabbè, il caso della clessidra è semplice, nel senso che l'esterno in questo caso è una fonte di tempo, no? Che mi dice a un certo punto sono le 11:30, inizia la lezione o qualcosa di questo genere, no? Ricordiamoci che l'unico vincolo forte che mettiamo su questo elemento è che l'istante in cui il token uscirà dalla pausa lo calcolo già, lo determino già nel momento in cui il token entra nella clessidra. Quindi nel momento in cui il token entra devo essere in grado di calcolare esattamente quando uscirà, in modo deterministico, senza sorprese, non ci sono rischi che possa uscire prima o non ci sono eventi esterni che ne possono causare l'interruzione, diciamo, anticipata oppure il non rilascio dopo un certo tempo. No? In tutti gli altri casi in cui c'è un'attesa la cui durata non è nota, a priori non possiamo usare la clessidra. Okay? Perché in qualche modo vorrà dire che c'è un evento che fa sì che io termini l'attesa. E quindi devo esplicitare l'informazione su quale sia l'evento di cui sono venuto a conoscenza. In quel caso useremo l'eccezione di un segnale, no? Che in qualche modo dall'esterno riceve l'informazione che qualcosa è successo e quindi devo andare avanti. Quindi a volte possono sembrare simili, no? Le due. Qui devo aspettare. Il problema è se devo aspettare per un tempo noto e non curarmi di ciò che succede nell'universo durante quel tempo, oppure se devo aspettare finché non si verifica una certa cosa. Nel primo caso userò il simbolo di clessidra, nel secondo caso è più adatto il simbolo di ricezione di un segnale. L'ultima puntualizzazione, poi lasciamo perdere la clessidra, ho detto che il tempo di uscita, il distante di uscita, deve essere determinabile, noto, nel momento in cui il token entra, non necessariamente nel momento in cui disegno il processo. Io quando disegno il processo non so quando il processo verrà eseguito. Quindi quando io scrivo, dovessi scrivere qua, beh, se scrivo aspetta 5 minuti è facile, so che l'attesa è esattamente di 5 minuti. Però se scrivessi lunedì prossimo, o come abbiamo scritto nell'esercizio alla fine del mese, nel momento in cui io disegno il processo non so di quanto sarà l'attesa. Un giorno, 2 giorni, 20 giorni, perché dipende dal momento in cui il processo viene eseguito. Allora, io do, diciamo, una regola di calcolo che mi permetta, dato l'istante di tempo attuale, cioè che ora è adesso, nel momento in cui e che giorno, nel momento in cui entra una clessidra, di calcolare esattamente, in modo numerico, in modo determinato, l'istante di uscita. Quindi nel processo non potrò scrivere esattamente aspetta 6 ore. No? Posso anche lì dare una condizione in qualche modo che mi determina qual è l'istante di uscita. L'importante è che nel momento in cui lo calcolo poi non cambia più. Potrei anche dire guarda se è giovedì aspetta fino a venerdì sera, se invece è venerdì mattina fallo subito, non aspettare. Cioè, potrebbe anche esserci una regola complessa. L'importante è che nel momento in cui ho calcolato l'istante di fine, sulla base delle informazioni che ho, che quindi posso anche usare dei dati che ci siano nel modello concettuale, questo istante di fine non cambia più, tranne un'eccezione che vedremo avanti, che è quella di interruzione anticipata. Ok,
E invece gli altri due simboli erano quello di ricezione di segnale e di invio di segnale. Concentriamoci su quello dell'invio. Io giovedì, per rimanere sul pezzo dell'esercizio, vi ho dato un'interpretazione un po' restrittiva di questo simbolo. Ho detto, in questo caso, quando il token arriva ad attraversare un blocco di invio di segnale, l'informazione relativa viene mandata fuori dal sistema informativo. Quindi verrà ricevuta da qualche altro sistema informativo che non è il nostro. Ok? Non è l'unico caso, in realtà, in cui usiamo questi simboli. È valida sempre l'interpretazione fuori, ma fuori può anche voler dire fuori, anzi in realtà vuol dire fuori da questo processo, da questo activity diagram. Quindi ogni volta che ho un invio di segnale, significa che questo, il processo rappresentato da questo activity diagram, a un certo punto prende dell'informazione e la manda al di fuori del processo gestito da questo activity diagram. Questo può voler dire in un altro activity diagram dello stesso sistema informativo, oppure proprio fuori dal sistema informativo. Quindi lo strumento dei segnali, dello scambio di segnali, può essere utilizzato in due contesti abbastanza diversi. Uno è per sincronizzare o scambiare informazioni tra processi diversi del mio sistema informativo, tra token diversi. Quindi magari a un certo punto io arrivo a un certo punto, mando un segnale che sblocca un processo che è rimasto in attesa di un segnale. Ma entrambi i processi fanno parte del mio sistema informativo, seppur di activity diagram diversi. Poi quando sull'esercizio della GTT non c'era questo caso, ma sugli esercizi più complessi avremo modo di vederlo. Oppure, quindi questo è un modo, noi usiamo l'invio di segnali per far comunicare activity diagram diversi dello stesso sistema informativo. Quando serve far comunicare due activity diagram diversi? Per trasferire delle informazioni? Non proprio, non sarebbe necessario se l'unico scopo fosse che l'activity diagram 2 conoscesse le informazioni che sono state calcolate dall'activity diagram 1. Perché? Ma perché tutti i diagrammi di attività in qualche modo conoscono il modello concettuale. Quindi se le informazioni che gli servono se le vanno a leggere da soli. Però se io sono un processo e ho bisogno di un'informazione che tu, che sei un altro processo, stai calcolando, io so dove andarmela a leggere l'informazione. Ma quello che tendenzialmente non so è quando sarà disponibile. Posso già leggere adesso? È già fatto? È finito? Devo aspettare? Quindi ciò che si devono comunicare i vari processi, le varie attività all'interno del sistema, molto spesso non sono dati, o non sono soprattutto dati, ma sono soprattutto informazioni di sincronizzazione. Io sono arrivato a questo punto, tu quindi puoi partire. Quindi i segnali, no, sono spesso di questa natura. Perché comunque i dati vengono condivisi. Diverso è il caso, che facevamo già la settimana scorsa, invece dei segnali che vanno all'esterno del sistema informativo. Allora, in questo caso abbiamo una versione più asimmetrica, nel senso che io mando e non so chi riceve, oppure ricevo e non so chi mi ha mandato. In quel caso, chi riceve il segnale che io mando o chi mi manda il segnale che io ricevo, ecco, la regola che ci diamo è che deve essere a sua volta un altro sistema informativo, non un utente. L'utente non mi manda mai i bit, l'utente interagisce con i miei processi per fornire delle informazioni eventualmente, ma fin quando non abbiamo il microchip impiantato nel cervello, noi non ci interfacciamo mai direttamente scambiando informazioni con i sistemi informativi. Interagiamo attraverso interfacce, ma quello lo presentiamo mediante l'activity, il simbolo di attività, l'action, il rettangolo.
mentre invece lo scambio di segnali è veramente uno scambio di dati tra sistemi informativi diversi. Noi del sistema informativo che sta dall'altra parte non sappiamo nulla, non vogliamo sapere nulla. Sappiamo che a un certo punto mi arriva una certa informazione, sappiamo che a un certo punto io posso mandargli questa informazione mediante dei protocolli di scambio dati, di nuovo, che non mi interessano in questo momento, a questo livello di modellazione. Ecco, quando io sto spedendo un dato verso un sistema, un segnale, un messaggio verso un sistema informativo esterno, allora non è più vero quello che dicevamo prima, che l'informazione, il dato, l'altro se lo può andare a prendere dal mio modello concettuale, perché non ce l'ha, avrà il suo modello con i suoi dati. Quindi in quel caso è importante anche specificare quali siano i dati che vengono trasmessi. Mentre se sono due processi dello stesso informativo, condividono gli stessi dati, quindi l'importante è che si sincronizzino bene e poi usano in realtà i dati che sono condivisi. Se sto parlando di un... Immaginiamo di avere, che ne so, un fornitore esterno per un servizio di logistica, ok? Io quindi faccio un ordine e a un certo punto avvio la spedizione. Allora, se la logistica viene gestita internamente, io posso mandare un messaggio al sistema informativo che gestisce la spedizione dicendo parti. Parti cosa? L'indirizzo, il destinatario, la merce, eccetera, se lo va a leggere, sarà una tabella spedizione, che io ho compilato e lui va a leggere. Ma se invece questo servizio è un servizio esterno, io dovrò mandare, non basta mandare un messaggio dicendo parti, vai, spedisci, perché l'altro non sa di che cosa sto parlando. Nel messaggio dovrò dare tutte le informazioni necessarie affinché l'azione venga svolta. Quindi in questo caso i segnali inviati all'esterno del sistema informativo hanno un doppio ruolo: di sincronizzazione, fanno succedere qualcosa, e di trasferimento dati. Ti danno le informazioni necessarie affinché l'altro possa compiere la sua azione. E la stessa cosa sui segnali ricevuti. Se io rimango in attesa di un segnale in ingresso, vabbè, o è un segnale stupido come questo, so che l'acqua bolle, allora questa è un'informazione di pura sincronizzazione. Ho marcato un istante di tempo dicendo questo è l'istante in cui l'acqua bolle, ma non ho informazione associata. Mentre in altri casi, nella normalità dei casi, se ricevo un messaggio da fuori, che ne so, immaginate, ce l'avevamo nel processo, non ricordo bene, qua, bonifico ricevuto, no? Facevamo la settimana scorsa, e sto ricevendo dall'esterno l'informazione che ho ricevuto un bonifico. Quindi ci sono due casi, o in questa informazione che mi sarà arrivata, non so, via mail, via messaggio, via qualche cosa, c'è già anche scritto che cifra ho ricevuto e chi era il mittente, qual era la causale, già nel messaggio. Quindi in questo caso ricevo due cose, l'informazione che ho ricevuto il bonifico e anche l'informazione su quale bonifico è stato ricevuto e da chi magari. Questo è ciò che... È ciò che è espresso da questo, insisto, da questo diagramma. In realtà non sempre è così, no? Tante volte, per motivi di privacy o quello che volete, vi arriva semplicemente il messaggio del tipo, non so, capita magari con le bollette, si è stata emessa la nuova bolletta, ma non c'è scritto quanto devi pagare. E allora devi prendere, andare a collegarti e leggere il dato. Quindi in quel caso avete un segnale, un'informazione che arriva su di voi, che però vi dà solo un'informazione. C'è un dato, poi te lo vai a leggere. Diverso è che se in quella mail ci fosse già anche scritto l'importo e la scadenza. Allora in quel caso non hai solo l'informazione che c'è un dato, ma hai anche il dato. Ok? Allora, nel caso in cui tu abbia l'informazione senza il dato, in qualche modo devi prevedere di andartelo a prendere, il dato. Quindi devi prevedere di avere la ricezione di segnale che ti dice che c'è il dato e poi un'altra azione del tipo ricevi o ricava i dati del bonifico.
o vai a leggere i dati del bonifico, qualche azione in cui qualcuno deve a questo punto il dato immetterlo nel sistema, a mano, perché il messaggio automatico non portava con sé questi dati. Quindi sono due modalità, dipende dal fatto che il messaggio porti anche dei dati con sé, e allora diamo per scontato che questa attività di ricezione del segnale, riceve il segnale e salvo i dati. Se i dati non ci sono, dovrò prevedere proprio operativamente che ci sia qualcuno che li vada a prendere questi messaggi. Questo fa accendere una lampadina sul cruscotto di qualcuno che dice devi andare a vedere sul estratto conto e devi andare a vedere, aprirtelo e inserire i dati sul mio sistema informativo per sapere quale bonifico ho ricevuto, perché magari ho 100 rivenditori che contemporaneamente nello stesso periodo stanno pagando, per chi ha pagato, per poter dare la conferma alla persona giusta. Quindi è un'informazione che magari nel segnale non c'è. Quindi ogni volta che parliamo di segnali inviati o ricevuti, devo sempre chiedermi qual è l'informazione sui due piani. Qual è l'informazione di sincronizzazione, cioè che cosa è capitato e che cosa sblocca, e qual è l'informazione di dato, il carico di dati, se viene trasferita l'informazione. Nel caso particolare di segnali scambiati tra processi dello stesso sistema informativo, i dati quasi sempre sono opzionali, perché tanto ci sono già condivisi. E sono due modi abbastanza diversi di usare lo stesso costrutto per modellare cose, condizioni diverse. Poi si possono combinare questi tipi di costrutti elementari, quindi l'attesa, la pausa, la quesitra, la ricezione di segnali o altro, per costruire dei pattern, no, più complessi. Ad esempio, guardiamo questo diagramma. Questo diagramma dice che io posso prenotare un biglietto, ma la prenotazione deve essere confermata entro 48 ore, altrimenti scade. Ok? Allora, come lo modello questo? Allora, io immagino che ci sia un utente che esegue la prenotazione del biglietto. Vado sul sito, prenota. Il sito gli manda, immaginiamo via mail ad esempio, le informazioni sulla prenotazione. A quel punto l'utente, dopo un certo periodo, magari lo rivede, magari ci ripensa, magari decide, a un certo punto poi conferma. Quindi tipicamente, se immaginiamo come succede nei sistemi che usiamo normalmente, ho un link e devo cliccare su quel link per confermare la richiesta. Cliccando su quel link mi porta una pagina di pagamento dalle quali poi posso effettivamente pagare l'operazione che avevo prenotato. Questo è un modo. L'altro modo è mi ricollego al sito, rimetto la password e vado nella, che so, ordini in sospeso oppure il tuo account e vado a scegliere le prenotazioni che avevo. È più in diretta. Ma qui abbiamo la versione diretta. Quindi ci stiamo immaginando uno scenario in cui vado sul sito, faccio la prenotazione, poi vado a fare altro, ma arriva la mail, in qualunque momento su quella mail posso cliccare e mi verrò portato alla pagina in cui posso concludere il pagamento. Questo è il ramo di sinistra. Perché qui ci sono due segnali? Perché in qualche modo il send reservation manda una mail all'utente. Allora l'utente leggerà la mail sul suo programma di mail o sul sito su cui ha registrato la mail, non sul mio sistema informativo della prenotazione. Qui c'è un trasferimento automatico di informazione dal mio sistema informativo al tuo gestore di mail. Non mando l'informazione a te utente, o meglio sì anche, nel senso che quando tu hai fatto la prenotazione del biglietto avrai visto sullo schermo ciò che stai prenotando. E questo è già implicito qua, dentro l'azione è implicita anche l'interazione che avviene con l'utente per svolgere quell'azione. Poi, cioè conclusa l'azione di prenotazione, viene mandata la mail di conferma. Non all'utente, ma al sistema informativo su cui presumiamo che lo stesso utente leggerà la mail, ma non è mica detto.
magari si è registrato con la mail di suo cugino, e la mail non arriva a lui, arriva al cugino, che dice cos'è sta roba. No? Quindi finché l'utente ce l'ho in mano io sul mio sistema informativo, so cosa sta facendo. Quando mando fuori, posso solo presumere che quell'informazione arriverà dove deve arrivare. Se l'utente non è scemo, sì. Quindi questa è un'azione che avviene, dicevamo, in modo istantaneo. Sulle azioni di signal sending non ci sono attese, il token passa veloce, e nel passare manda, fa sì che il mio sistema informativo comunichi col fornitore di posta elettronica per mandare il messaggio all'utente. E poi se ne disinteressa, non può più seguire questa informazione. Poi, se va bene tutto, dimentichiamo per un attimo il fork e il lato destro, concentriamoci prima sul processo normale. A un certo punto l'utente può essere un secondo dopo, perché è ansioso, vuole farlo subito, può essere 24 ore dopo, l'utente aprirà sul suo programma di posta, sul suo portale su cui è la posta, quel messaggio. Ma quando lui apre quella posta è un evento che noi non possiamo conoscere. Non è un evento che avviene sul mio sistema informativo, quando lui legge la posta. Come faccio a sapere quando ho letto quel messaggio? Non lo saprò mai. Da dove l'ha letto? Non lo so. L'ha letto davvero o l'ha cancellato? Non lo so. Io posso solo venire a sapere quando lui clicca su quel link. Perché a quel punto, dal sito della posta elettronica, l'utente viene rimandato sul mio sito. E quindi dentro quel link avrò codificato, adesso non entriamo adesso nei tecnicismi, ma avrò codificato l'informazione che serve per riconoscere di quale prenotazione sto parlando. Non sono tutti uguali quei link, hanno un codice mostruoso di 24 lettere e numeri che io, sistema informativo, ho generato in modo da poter poi riconoscere. E quindi poi posso offrirti la possibilità di acquistare quella specifica prenotazione. Quindi in questo caso, di nuovo, un'altra informazione che arriva da un altro sistema informativo, perché quel link era dentro la mail e il fatto di cliccarci sopra fa sì che quel codice che era dentro la mail vada a finire di nuovo dentro il mio sistema, perché lo riceve attraverso il link che apre la pagina sul mio sito, e di nuovo un'altra informazione che entra. Fin tanto che l'utente non preme, non clicca su quel link, non posso far nulla. Io non posso fare altro che rimanere in attesa di questo evento. L'evento, io dico, l'evento è l'utente che ha premuto sul link. In realtà l'evento vero che io conosco è che qualcuno ha premuto su quel link, o quel link è stato premuto, oppure quel link è stato richiamato. Poi io presumo che sia l'utente che l'abbia fatto. Però non lo posso sapere, perché quando l'utente ha schiacciato su quel link non era sul mio sito, era sul suo, su quello di posta. Quindi non ho la certezza. Ciò che ricevo qua non è un'azione dell'utente, ma un'azione che proviene da un altro sistema informativo. Quindi rimango invio un segnale verso l'esterno, ricevo un segnale da un altro sistema informativo. Quindi ricordiamolo ancora una volta, l'invio e la ricezione di segnale avviene tra sistemi, mai con l'utente. Se è un'azione che coinvolge l'utente, deve essere descritta come azione e non come segnale. Vabbè, dopodiché by ticket, l'utente compra il biglietto e il processo finisce. Fin qua è il processo normale. Ma noi nelle clausole, che ho descritto prima brevemente a voce, dice che la prenotazione rimane valida per 48 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che passate le 48 ore, la prenotazione deve essere annullata. Quindi io devo rimanere in attesa di questo segnale, ma non per più di 48 ore. E quindi ho il lato destro, adesso concentriamoci solo sul lato destro, e vediamo cosa succede nel caso in cui la prenotazione non vada a buon fine. Poi dopo le mettiamo insieme e capiamo il perché di quel fork.
Nel lato destro c'è scritto l'utente prenota un biglietto, gli arriva la mail, ma lui se ne frega. La cancella, la distrugge, la manda suo cugino, fa quello che vuole, fuorché cliccare sul link. Da questo lato qui c'è un token in attesa, che rimane fermo 48 ore per andare a misurare il tempo per cui questa prenotazione rimane valida. Scadute le 48 ore, il token viene liberato e arriva a questa azione, in questo caso è un'azione che viene compiuta dal sistema informativo senza l'interazione con l'utente. Che annulla la prenotazione, proprio perché l'utente non si è fatto vivo, il sistema informativo lo fa in automatico. No, ricordiamoci che le azioni possono essere di due tipi, o azioni che coinvolgono l'utente, e quindi metteremo, adesso qua per brevità non è stato scritto, ma metteremo l'utente prenota il biglietto, l'utente acquista il biglietto, mentre qui non mettiamo nulla perché non è il sistema informativo che lo fa da solo. Se lavorassimo nel campo delle swim lane, non nelle corsie, questo sarebbe nella corsia che possiamo chiamare sistema informativo. L'azione che viene svolta in automatico al verificarsi di certe condizioni. Quali sono le condizioni? Che siano passate le 48 ore da un ordine non evaso. Adesso, dal punto di vista del processo, come fa il sistema informativo, il software, nel momento in cui manda la mail di prenotazione, la conferma della prenotazione, a sapere se questa prenotazione verrà confermata oppure meno, verrà pagata oppure no? Se io lo sapessi prima, metterei un bel rombo di scelta che dice ok, prenotazione verrà confermata, sì, e allora aspetta che arrivi la conferma e gestisci il pagamento. Se invece so già che la prenotazione non verrà confermata, aspetta le 48 ore e annullala. Ma come faccio a sapere? Questa è una scelta, ma non è una scelta del sistema che il sistema può compiere sulla base delle informazioni che conosce. È una scelta che compierà l'utente autonomamente. Ricordiamoci che il blocco di scelta funziona se io nel momento in cui il token entra nel blocco di scelta ho tutte le informazioni per poter decidere se andare da una parte o dall'altra. Qui queste informazioni non le ho, perché ce l'ha solamente in testa il mio utente e non è neanche detto che lo sappia già. Ha tempo 48 ore per decidere. Allora cosa può fare il sistema informativo? Predisporsi ad entrambi i casi. Allora cosa fa? Lui con questa fork genera due token. Uno che si mette in attesa della ricezione di una conferma, l'altro si mette in attesa dello scadere delle 48 ore. Sono entrambi lì, pronti, caldi. Se scadono le 48 ore viene liberato il token di destra. Se invece arriva il messaggio, quindi l'utente ha cliccato sul link di conferma, viene liberato il token di sinistra. Però sotto non c'è un join. Se ci fosse il simbolo di join, vorrebbe dire che per concludere il processo sarebbe necessario percorrere in tempi diversi entrambi i rami. Però non posso con entrambi i casi averli contemporaneamente. L'ho confermato ma l'ho anche annullato. E quando l'avrò sia confermato che annullato posso procedere. Cosa vuol dire? Quindi io uso in questo caso il fork non tanto per dare, per modellare una condizione di parallelismo, quanto per modellare una condizione di alternativa non deterministica o non ancora nota. Devo permettere all'utente di scegliere tra più alternative, in cui è lui l'unico libero a scegliere, e io lo scoprirò solo a posteriori che cosa avrà scelto.
Quindi nel momento in cui faccio la biforcazione, per me il sistema informativo è una scelta, chiamiamola pure non deterministica, non lo so. Posso tirare i dadi, posso provare a scommettere cosa farà, ma non lo so in realtà. Lo saprò quando l'utente farà o non farà, in questo caso, passate le 48 ore, una certa azione. Allora, ho più token pronti che rimangono in qualche modo in attesa di scoprire cosa farà l'utente. Poi, se scadono le 48 ore, che cosa succede? Noi avevamo un token qui e un altro a sinistra. Questo di destra, allo scadere delle 48 ore, scende, il sistema annulla la prenotazione e il token scende al termine del processo. Il nodo terminale di un processo, avevamo detto, finora distrugge il token. In realtà, per dirlo più correttamente, distrugge tutti i token relativi a questa istanziazione del processo. Quindi quando il token arriva qua in fondo, viene distrutto non solamente questo token che è sceso da destra, ma anche quello che era in attesa, ancora in attesa qua in alto. Sparisce. Perché tanto il processo viene chiuso, quindi tutti i vari flussi paralleli di questo processo che non si sono ancora conclusi vengono abortiti, dimenticati. Quindi nel caso di destra, scattate le 48 ore senza un'azione dell'utente, il token va avanti, il sistema in modo molto rapido cancella la prenotazione, mette semplicemente un flag in una tabella e poi chiude il processo. A questo punto quel link lì non è più valido, se ci provassi a premerlo non c'è più nessuno che è in grado di riceverlo. Sono passate le 48 ore. Se invece l'utente clicca sul link, cosa succede? Allora, mettiamoci nella situazione di prima, un token a sinistra e uno a destra, qua in alto, nelle frecce. Questa volta arriva il messaggio. Va giù. A questo punto l'utente può acquistare. Se conclude l'acquisto, il token scende. E arrivando qua, distrugge non solamente questo token, che di fatto conclude il processo di acquisto, ma distrugge anche l'altro token, la spada di Damocle che stava qua, che rischiava di cadere e invalidarmi il tutto, viene distrutta. E quindi la cancellazione non avviene se ho pagato. Tra l'altro, se analizziamo meglio questo processo, questo timer delle 48 ore viene annullato non solo se l'utente clicca sul link, ma se clicca sul link e poi paga anche. Perché se per caso l'utente clicca sul link, poi nella pagina di pagamento lui tergiversa, prende tempo, la chiude, poi la riapre, e il tempo passa, cioè finché il token è ancora qua dentro, dentro buy ticket, il tempo passa dall'altra parte, il token è ancora lì che sta ticchettando. E quindi se io clicco anche dopo un minuto sul link di conferma, ma poi entro 48 ore non concludo l'acquisto vero e proprio, comunque questo qui cade giù e mi va a annullare tutto. Quindi ho due sottoprocessi che si uccidono a vicenda. Due rami che in qualche modo si uccidono a vicenda. Il primo dei due che arriva alla fine uccide l'altro, anche se l'altro non è ancora iniziato, oppure ha già iniziato, ha fatto già dei passaggi, ma non è ancora concluso. Questo è un meccanismo, appunto, a prima vista è strano, no? Come modellato, però una volta compreso è un pattern che si usa spesso per implementare delle logiche di timeout. Fai una certa cosa, ma devi farla entro un certo tempo, se no non è più valida. Allora ho questa generazione multipla di token, di cui poi uno dei due arriverà a buon fine e l'altro verrà sacrificato. Il problema è che non so a priori quale dei due arriverà alla fine, quindi mi predispongo per portarli avanti entrambi. Quindi in questo semplice diagramma di 4 blocchi, no, 6, abbiamo messo dentro tutto. C'è un'informazione che esce dal sistema informativo per poi rientrarci sotto l'altra forma. C'è l'informazione tra send reservation e conferma della prenotazione, viene mediata
passa, entra ed esce da un altro sistema informativo che in questo caso era quello della posta elettronica. Dov'è? Una freccia da qui a qui? Con che significato? No, sì, ma è giusto che la presida rimanga ancora attiva, perché nel momento in cui io ho cliccato per dire accetto la prenotazione, in realtà non l'ho ancora accettata davvero, finché non ho pagato. Allora è giusto che questo token rimanga qua. Il token da qua verrà distrutto solamente quando attraverserò quest'arco qui sotto. E quest'arco lo attraverso a valle del pagamento, non alla ricezione del segnale. Ok. Poi vediamo come fare a mitigare l'effetto di questo nodo qua sotto, che è vero che distrugge l'altro token, ma in realtà mi uccide il processo in generale. Ma se io questo meccanismo di timeout ce l'avessi come un passo di un processo più complesso, come faccio? Perché se l'unico modo per distruggere un token è uccidere tutto il processo, non va bene. Questo lo vediamo tra un attimo, come si fa a incapsulare questo meccanismo per non dare fastidio al processo generale. Vediamo un altro paio di aggiunte alla nostra modellazione. Allora, noi ciò che diciamo normalmente è che i dati, le informazioni sul processo, sono disponibili nel modello concettuale. E questa è la visione che diamo. In realtà, in alcuni casi, potrebbe essere utile esplicitare quali dati vengono trasferiti da un'attività all'altra o da un'azione all'altra. No, è un, se vuoi, un di più, però uno specifico ulteriore. Vabbè, qui questa attività comunica a quest'altra l'identità dell'utente. Questo in particolar modo se magari sono due attività di due processi diversi che quindi si parlano attraverso segnali. È un'informazione in più che aggiungiamo. Poi nulla vieta all'altra azione di poter accedere a qualunque dato voglia, ma nello specifico la comunicazione tra queste due azioni si porta dietro a questo dato. Allora questo si può fare in un modello concettuale appendendo a una transizione un oggetto, viene chiamato nodo oggetto, nodo di tipo oggetto. Un nodo oggetto altro non è che un'istanza di una delle classi del modello concettuale. Tanto sempre lì andiamo a battere, non è un'altra cosa. Però posso dire, guarda, qui viene trasferito un oggetto di quel tipo. Viene rappresentato così. Cioè la freccia che va da valuta l'esame a registra il voto, l'informazione che viene prodotta dalla valutazione dell'esame e viene usata, consumata dalla registrazione del voto, da quell'informazione è il voto. È un modo per rendere più esplicito qual è il sottoinsieme di informazione che è prodotto da un'azione e immediatamente utilizzato da un'altra azione. Questa informazione ovviamente sarà anche nel modello concettuale da qualche parte. Ci sarà una tabella valutazione dove c'è un attributo voto, ci sarà una tabella voti o registrazioni dove anche lì c'è un attributo voto. Eventualmente. Però se voglio essere più esplicito lo posso fare così. È utile, vabbè, poi qui ci sono, scusate, questa rappresentazione è utile anche nel caso di segnali inviati, segnali ricevuti, in cui posso indicare qual è l'oggetto che viene spedito
soprattutto se stiamo parlando di processi dello stesso sistema informativo, quindi usano gli stessi oggetti perché lavorano con lo stesso modello concettuale. Quindi vedetelo come un modo di aggiungere informazioni in più se pensate che non sia ovvio nel vostro diagramma. Queste sono semplicemente notazioni aggiuntive che permettono di disegnare diagrammi più grandi essenzialmente. Questi sono puramente artifici grafici che però si possono usare. Questo è l'arco normale, la dipendenza, quindi attività 1 condiziona attività 2. Questo circolino AA è un altro che un rimando. Non è un nodo che fa nulla, però anziché disegnare l'intera freccia posso dire ok, questo entra in un buco A e da questo buco A, asterisco, no? Ricompare dall'altra parte, continua dall'altra parte, per fare rimandi da una parte all'altra del foglio senza fare linee che poi vadano a spasso per dei chilometri. A, B, C, D, potete indicare il marker che volete e vanno a coppie, quindi in un modo puramente grafico. Le altre due figure, le altre due righe di questa figura invece sono relative agli oggetti. Questa è la rappresentazione normale per un oggetto scambiato da due azioni. Questa riceve un oggetto, lo produce e quest'altro lo consuma. Un modo alternativo grafico di rappresentare la stessa cosa è questo, attraverso delle propaggini quadrate rettangolari sulle due attività che portino il nome dell'oggetto. Questo soprattutto in un diagramma complesso con tante attività è più leggibile perché non devo andarmi a cercare dove è l'oggetto lungo l'arco, la freccia che potrebbe essere anche lunga o disegnata in modo contorto, ma ce l'ho direttamente. Questa attività produce questa informazione, questa attività riceve e consuma questa informazione nello specifico. È più facile da leggere se il diagramma è ampio, se il diagramma è piccolo c'è poca differenza. Quindi semplicemente se li vedete sono artifici grafici che non aggiungono significato ma semplicemente permettono di ordinare meglio il disegno. Poi vi dicevo, sono un po' gli ingredienti che ci mancavano. Le swim line le abbiamo già accennate la settimana scorsa, che è di nuovo un altro artificio grafico che permette di mettere a fattor comune il soggetto di chi compie le azioni. E quindi noi abbiamo tante colonne, o se preferite righe, ma mi trovo più naturale con le colonne perché il tempo me lo vado a scorrere dall'alto verso il basso, che corrispondono alle varie responsabilità. E tutte le azioni che sono responsabilità di una determinata figura vengono elencate nella colonna corrispondente. Per l'interpretazione che noi diamo degli activity diagram, noi diciamo che modelliamo solo ciò che lascia traccia nel sistema informativo. Quindi quando dico che un'attività è di responsabilità del professore, in realtà quello che sto dicendo è che il professore la fa interagendo col sistema informativo. Le attività che il professore o lo studente fa da solo, senza interagire con il sistema informativo, qua non le vedo proprio. Okay? Quindi qui la gente è sempre sottinteso. Chi fa questa azione? Il professore e il sistema informativo. Nella seconda colonna metto le attività che vengono svolte dallo studente e dal sistema informativo. E l'altra dalla persona d'amministrazione e dal sistema informativo. C'è sempre, ok? Ciò che non comprende sull'interno del sistema informativo noi non lo vediamo, non abbiamo modo di sapere se è successo o che come sia successo o che cosa abbia fatto. E quindi non lo possiamo modellare. Invece può esserci una colonna in più che si chiama sistema informativo. Perché mentre ciò che fa l'utente senza parlare col sistema, il sistema non lo sa, viceversa il sistema può fare delle azioni autonome per conto suo senza coinvolgere nessun utente. Allora, non sempre, non in tutti i processi ci sono, ma dove ci possa essere,
l'avevamo un esempio subito prima, questo annulla la prenotazione, è un'azione che non coinvolge l'utente, non è responsabilità di nessun utente, è responsabilità interna del sistema informativo stesso. E quindi in che colonna l'andiamo a mettere? L'andiamo a mettere in una colonna sistema informativo, sottinteso tra parentesi, senza utente. Quindi in ogni azione sappiamo sempre che c'è l'intervento del sistema informativo. Non ha senso mettere utente inserisce dati, sistema informativo salva i dati. Come a volte, lo dico perché a volte lo osservo, no? Come errore. Proviamo a vederlo. Se devo inserire dei dati, a volte salta fuori una cosa di questo genere. Allora, prendiamo un activity diagram, facciamo due corsie, utente e sistema, una cosa del tipo inserisce dati e memorizza dati. Allora, questo in qualche modo è sbagliato da almeno due punti di vista. Il primo è che è a un livello di dettaglio troppo basso rispetto al resto del sistema che stiamo modellando. Cioè, ho solo più da dirti di che colore è l'icona, poi ti ho fatto l'interfaccia utente. Noi ci occuperemo di questo, ma lo faremo più avanti, quando parleremo dei diagrammi dei casi d'uso e della descrizione dei casi d'uso, che dicono quali sono i singoli passaggi attraverso i quali l'utente svolge l'operazione di inserimento dati. Singoli passaggi che sono legati all'interfaccia utente. Qui a noi interessa a livello di processo dire che a un certo punto c'è un utente che ha una responsabilità di fare una certa cosa, che poi questa cosa richieda un click, non richieda 27, fa lo stesso, l'importante è l'ha fatta o non l'ha fatta, l'ha fatta giusta o no. Quindi lo vedo in un certo senso come attività, azioni atomiche che o lasciano o non lasciano traccia nel sistema informativo. Se è arrivato a metà e non ha finito di compilare, non ha salvato, è come se non l'avesse fatto, ci ha perso del tempo, fatti suoi, ma dal punto di vista del processo quello non è stato concluso. L'unica cosa che mi interessa è quando il token può uscire, cioè l'azione è stata compiuta, finita, non è arrivato fino a un certo punto. Quindi andare a spezzare troppo finemente le azioni dell'utente è prematuro qui, se no andiamo a un livello di dettaglio in cui ci perdiamo. Questo è il primo motivo per cui questo non mi piace. Il secondo motivo per cui questo non mi piace è se io devo interpretare questa azione col mio solito filtro, cioè questa azione lascia una traccia nel sistema informativo. Sì o no? Se dico no, la devo cancellare. L'utente che inserisce i dati. Se dico sì, vuol dire che l'azione di inserire i dati fa sì che questi dati vengano salvati nel modello concettuale. Dov'è che lascia traccia? Nel modello concettuale. Allora, è già qui che i dati vanno a finire nel modello concettuale. Non serve più questo. È già avvenuto qua dentro. Per il fatto che ho un sistema informativo sano di mente che quando chiede a un utente di inserire i dati non li butta via, ma se li salva. Quindi tutte le azioni che coinvolgono l'utente, in qualche modo essendo gestite dal sistema informativo, il sistema informativo si salverà ciò che gli interessa sapere. Quindi questo passaggio di memorizza dati, se veramente la memorizzazione dei dati avvenisse in questo passaggio, uno si chiede, ma allora prima cosa è successo? Cosa è avvenuto? Se questi dati sono già
stati inseriti in questa fase qui, dopo cosa devo ancora fare? Più nulla. Se questi dati non sono stati inseriti, allora li ho persi. E questo qui cosa memorizza che non ce l'ha più? Perché non è rimasta traccia. No? Vedete che non è coerente, non riesco a dare un'interpretazione coerente di un diagramma di questo genere. Sono inscindibili. Il fatto che io ho inserito il dato e il fatto che tutto lo sia salvato. Se no, non l'ho inserito. Se l'hai perso è come se non l'avessi inserito. Dal punto di vista della traccia lasciata sul sistema informativo. Sempre questa l'ottica in cui dobbiamo metterci e ci semplifica la vita nel capire come dobbiamo modellare le cose. Io so che prima un certo dato nel sistema non c'era e dopo che un utente l'ha inserito, questo dato in uscita, quando il token esce da sotto, questo dato c'è, è stato inserito. Se io avessi una condizione in cui il token in ingresso e il token in uscita, cioè un'implementazione, vedono il modello concettuale nello stesso stato, cioè non ha cambiato nulla, allora quell'azione è inutile, non serve. Magari un'azione utilissima perché l'utente si è soffiato il naso e a lui era utile, ma non era utile al processo, non era gestito dal processo, non faceva andare avanti l'informazione interna al processo. Okay? Quindi noi ovviamente non lo scriviamo, ma dobbiamo sempre in mente leggere l'utente e il sistema fanno questa azione. È responsabilità dell'utente farla, condurla, portarla a termine, ma ovviamente qui dentro lavorano tutti e due, utente e sistema. E questo scompare. Ok? Quindi è implicito che in ogni azione ci sia sempre un contributo da parte del sistema. Dove non c'è contributo da parte del sistema, non c'è l'azione, non la modelliamo, perché sarebbero azioni che avvengono puramente tra umani, se vogliamo dire, ma non nel sistema informativo. Viceversa, può esserci invece un'azione compiuta solamente dal sistema, sulla base dei dati che aveva già, che può fare altre elaborazioni. Che ne so, a questo punto questo qua potrebbe, esempio qua, se io volessi potrei qua mettere, per completare questo esempio, invia riepilogo. Potrei dire che a questo punto il sistema autonomamente invia una mail di riepilogo. In realtà quello che abbiamo detto, ricordiamoci che i fork, i join, i choice, ma anche le clessidre, i segnali ricevuti e i segnali inviati, non hanno soggetto. Quindi lo posso mettere qui, pardon, lo posso mettere qua, non cambia nulla. Quindi se fosse solamente per la gestione dei segnali, non sarebbe necessario avere una colonna sistema. Però magari prima di inviare un riepilogo lui deve fare dei calcoli, quindi non so, elabora statistiche. Allora a questo punto, dopo l'inserimento dei dati, il sistema deve avere una sua azione che poi porta magari invio di messaggi e altre cose. Allora, questa parte qui magari non è visibile all'utente, non richiede l'interazione con l'utente, ma è un passaggio a sé stante. Non banale, in certo senso. Quindi questo è uno dei criteri. Ciascuna azione deve lasciare una traccia di senso compiuto all'interno del sistema. E di conseguenza richiede sempre l'intervento del sistema. Ho detto una traccia di senso compiuto, perché un'altra cosa che non è bello vedere, ad esempio, inserisce il cognome e inserisce il nome. No? Una coppia di azioni di questo genere. Di nuovo, perché? Uno, perché siamo troppo nel dettaglio.
E due, perché si presuppone che queste due attività, stiamo pensando a un forum di registrazione normale, avvengono contestualmente. Quindi è vero che devono venire entrambe, magari devono anche venire in quest'ordine. Ma ha senso, ci serve lo stato del sistema qui a metà? No. Cioè, dopo che tu hai inserito il cognome, non hai ancora inserito il nome, non è che posso considerarti come utente registrato, fino a quando non ci sono tutti i dati. Sei solo a metà di un processo che assume senso compiuto quando avrai finito di fornire tutti i dati e avrai cliccato sulla conferma. Quindi questi di fatto sono passaggi interni di un'unica azione che prima avevamo chiamato inserisce i dati. Non vado a elencarli uno per uno nel processo. Se no poi devo impazzire a dire no, ma poi puoi anche correggerlo, puoi tornare indietro e vado a fare un piccolo mostro di processo per una cosa banale come inserire quattro dati. Quindi ci sono azioni, magari questo è banale, no? È un esempio che non mi sarebbe neanche venuto in mente. Ma a volte uno costruisce delle azioni e vede che ci sono delle sequenze, no? Di azioni una dopo l'altra. Se ci sono solo sequenze, quindi non c'è parallelismo, non ci sono scelte, non ci sono cicli, possiamo, ha senso chiederci, ma queste azioni in realtà è necessario che siano separate? O potrebbero, o sarebbe più logico, più sensato, accorparle in una sola? Che criterio ci diamo? Cioè, cos'è che ci fa dire che inserisce dati, lavoro statistiche, va bene che siano due attività separate, mentre inserisce cognome, inserisce nome, non ci piace che siano due attività separate? Allora, diamoci dei criteri, no? Poi non sono delle leggi, quindi non le trovate scritte sul libro 2ML, però proviamo a riconoscere dei casi comuni. Un primo caso comune è se due azioni sono responsabilità di attori diversi, di responsabili diversi, per forza devono essere separate. C'è un altro perché Tizio fa una cosa e quando Tizio avrà finito, Caio farà un'altra cosa. Quindi esiste uno stato del sistema ben riconoscibile in cui la prima attività è conclusa e la seconda deve ancora iniziare. Sempre stiamo parlando dello stato, della traccia nello stato del sistema. Sempre questa è la nostra chiave di lettura. Quindi se le due attività sono di competenza, di due responsabilità diverse, di sicuro ci sarà il passaggio di consegne e quindi il sistema potrà essere in uno stato riconoscibile di senso compiuto, non parziale, non dei dati inseriti a metà. Quindi questo è un criterio che ci fa dire che devono essere sicuramente separati. L'altro criterio che ci fa dire teniamo separate le azioni è, diciamo, un criterio di tipo temporale. Queste due azioni, possiamo chiedercelo così, ha senso che vengano svolte in due giorni diversi? O a distanza di 10 ore? O a distanza di 2 ore? O di una settimana? Noi quando abbiamo cominciato a spiegare, no, come funzionano i processi, come funziona il token, dicevamo quando il token arriva in un destro o un blocco si ferma per mezzo secondo o per due settimane, dipende. Allora, se io modello una sequenza di questo genere vuol dire che sono pronto mentalmente ad accogliere l'idea che tra l'inserimento del cognome e l'inserimento del nome passi una settimana. Ha senso che lui faccia un pezzo, poi si scolleghi, vada a fare altro, poi sempre lui, perché siamo nel caso in cui siano due utenti diversi lo sappiamo già che ha senso, ma nel caso che sia lo stesso utente, ha senso che poi ritorni dopo una settimana a fare il secondo passaggio? Beh, nel caso del nome e cognome, no. Poi negli altri casi dobbiamo ragionarci. Quindi se sono azioni che tendono a essere, diciamo così, che per avere un senso compiuto
devono essere svolte in un arco di tempo limitato, e adesso non dico 30 secondi, un minuto, due ore, però diciamo tendenzialmente un'unica sessione di lavoro, e allora ha senso mettere dentro un'azione unica. Se invece ha senso che dopo il termine della prima azione, proviamo proprio a immaginarsi, uno possa spegnere il computer e poi va sul altro computer, lo apre e continua, allora a quel punto possono essere due azioni diverse. E nel frattempo lo stato del sistema, dopo che ho compiuto la prima azione, prima di compiere la seconda, può essere anche visto e usato da altri processi, da altre attività nel sistema, perché magari ha già un'informazione utile. Quindi questi, se vogliamo, sono i due criteri principali. Ricordiamo sempre che quando un token entra, un token esce, quel token lì ha un significato perché rappresenta lo stato del sistema in quel momento. Lo stato deve essere compiuto, interpretabile, non ambiguo, non parziale. E deve essere cambiato rispetto a prima. Se anziché cognome e nome fosse, che ne so, i dati anagrafici e la residenza, allora mi piacerebbe già di più forse tenerli separati, perché magari la residenza cambia, la puoi inserire in un secondo momento, nel momento in cui inserisci i dati non hai ancora residenza perché hai fatto domanda, non c'è ancora. Possono esserci una serie di motivi per cui i dati inseriti nella prima fase possono essere già utili e abbiano senso anche in assenza dell'informazione relativa alla seconda fase, che può anche sensatamente, correttamente avvenire in un secondo momento. Poi chiaro, nel contesto specifico devo vedere un problema che ho, non è che posso dare una regola generale, né un tempo generale di output. Ebbene, se il sistema può farci qualche cosa con queste operazioni e se l'utente ha la possibilità di spezzare queste azioni in più, io me lo immagino in più giorni diversi, no? Ok, finisco qua, domani inserisco l'altro. Ha senso? Sì, no. Ok. Quindi cerchiamo sempre di, ad esempio, allenare un po' l'occhio, no? Ogni volta che il processo passa da una responsabilità a un'altra, adesso che poi usiamo le swim lane, no? Le corsie, o semplicemente ripetiamo il soggetto dentro ogni blocco, non cambia nulla. Però quando c'è una dipendenza tra una responsabilità di una, in questo caso studente, una responsabilità del professore, di sicuro ha senso separare i blocchi. Il dubbio ce lo dobbiamo porre quando abbiamo dei blocchi in sequenza di questo genere responsabili dello stesso professore. Allora qua ci chiediamo, ha senso che io valuti l'esame un giorno e lo pubblichi il giorno dopo? Sì. Perché magari non sono ancora sicuro, ci voglio ripensare, oppure ho dichiarato che l'avrei pubblicato in un giorno diverso e così, o mille altri motivi. Sono due azioni concettualmente diverse. Una quella di assegnare i voti, l'altra quella di rendere visibili. Quindi in questo caso può aver senso. Tenete presente che le scelte che facciamo qua avranno poi l'impatto sull'interfaccia utente del sistema. Cioè vorrà dire che l'utente poi nell'interfaccia utente avrà azioni diverse, voci di menu diverse per, in questo caso, assegna i voti e pubblica i voti. Se invece decidessimo di accorparle perché secondo noi non ha senso separarle, allora ci sarà un'unica interfaccia, un'unica videata in cui nel momento in cui scrivi i voti automaticamente vengono pubblicati. È una scelta che stiamo facendo in questo caso. A noi sembra che stiamo descrivendo delle cose, ma in realtà stiamo già facendo delle scelte progettuali su come queste cose verranno implementate.
Dicevo prima, così aggiungiamo ancora qualche ingrediente. Ricordate il meccanismo del timeout, no? Col fork riceve un segnale, oppure il luogo dell'azione, dall'altra parte un timer che se scade prima che abbia completato una fase mi uccide tutto. E questo crea un problema perché ho un unico activity diagram e se muore quello muore tutto. Tutto per l'activity diagram. Allora, per quel motivo, ma anche più in generale, quando ho dei processi molto complessi, mi risulta scomodo disegnare tutto in un'unica pagina, in un unico diagramma, perché poi diventa enorme. Allora, c'è un meccanismo che permette di raggruppare un'attività con più sottoattività diverse. E questo si prende il nome di attività complessa, complex activity. Un'attività complessa, e qua in asta è rappresentato da questo simbolo, quindi l'ovale con dentro una specie di tridente. Questo simbolino sta a indicare che dentro c'è un diagramma che si muove. Allora, magari questo è il mio elabora statistiche. Dice, guarda, a questo punto devo elaborare delle statistiche. E poi via dei segnali. Ma l'elaborazione delle statistiche è un'operazione che di per sé ha una sua complessità. È fatta di vari passaggi, ad esempio. Ma se li indicassi tutti qui mi complicherebbe troppo il diagramma. Allora le indico come un'attività complessa. Un'attività complessa è un'attività a cui do un nome. E poi costruisco un altro diagramma, un altro activity diagram, che si chiama col nome della complex activity, che descrive come si svolge questa complex activity. Quindi una specie di sottoprocesso. Quando il token entra qui, viene in realtà attivato un processo nuovo con un nuovo token che fa il suo giro, e quando quel token nuovo di quel processo sarà terminato, l'esecuzione del processo ritorna al processo chiamante, diciamo. Questo, sì. Sì, 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 sì. Se io qua in asta prendo uno di questi diagrammi, faccio doppio clic, qua, lui mi dice, vuoi creare un diagramma di attività correlato a questo? Sì. Se dico sì, lui mi crea, vedete, un nuovo activity diagram, già inizializzato col nome elabora statistiche, che avrà ovviamente un nodo di partenza, come si diceva, un nodo di arrivo e una serie di azioni che per qualche motivo non volevo mettere nel primo diagramma, perché è troppo complicato, perché non mi interessava, perché non le conoscevo ancora o altro. Allora, qual è la semantica di questo costrutto? Nel momento in cui il token entra nell'attività complessa, questo processo principale viene sospeso in qualche modo, il token viene preso e teletrasportato qua, al nodo iniziale dell'activity diagram che specifica l'attività complessa. E qui dentro segue le regole normali. Possono essere dei fork, dei join, delle swim lane, quello che volete, un qualunque processo che, in questo momento, che è stato attivato non autonomamente, ma perché un altro processo padre, diciamo, era arrivato a un certo punto. Poi, prima o poi, questo token arriverà qua in fondo. Quando il token arriva qua in fondo, viene distrutto. In realtà, qua non viene proprio distrutto, è che ritorna in uscita all'attività complessa sovrastante. Ok? Quindi quando termina il sottoprocesso torno a quello principale e vado avanti. E
E questo mi permette di fare diagrammi a pezzettini, più ordinati e più chiari. Ma anche mi dà un contesto per il token. Nel senso che se qui avessi avuto un fork, per cui qui avevo, adesso non stiamo a guardare cosa c'è scritto in questi blocchi perché non ha senso, no? Questo disegno che stiamo facendo. Ma se avessimo un fork in cui questo token viene spezzato in due, ok? Quindi uno entra in un'attività complessa, l'altro prosegue per un'altra strada. Quello che entra nell'attività complessa è solo uno dei due. E quindi quando viene distrutto solo questo indipendentemente dall'altro. Quindi immaginate di avere qua dentro un meccanismo del timeout che crea dei token in più e poi li distrugge tutti, li distrugge, ma sono solo tutti cloni di quello che era entrato, che non va in nessun modo a inficiare o influenzare gli eventuali altri token che erano attivi a livello del processo precedente. Così come uccidere il processo sottostante non uccide il processo precedente, ma lo fa continuare semplicemente sulle attività successive. Quindi questo mi serve sia per maggior ordine nel disegno, ma anche e soprattutto per delimitare il dominio di visibilità dei token. Ogni activity diagram ha le sue regole di nascita e morte dei token e ciò che succede all'interno del sottoprocesso non può influenzare i token del processo padre. Non può finire, ma se tu vuoi che tutto il processo finisca qua ci devi mettere un nodo terminale qui sotto. Ok, e quindi dici no, no. Allora, okay. Tu dici, ho fatto un'attività, allora, ripeto perché non tutti hanno sentito quello che ha detto lui. Lui dice, ma cosa succede se io, dopo questa attività complessa, ma in realtà vale anche per un'attività semplice, non ho più nulla da fare su questo ramo? Allora, non hai più nulla da fare, c'ho due casi. Non hai più nulla da fare, ma vuoi essere sicuro che venga fatta però questa attività complessa. Allora in questo caso, se non hai più nulla da fare, comunque devi andare in join. Perché il fatto che tu ci sia entrato nell'attività complessa, ma anche in quella semplice, non ti garantisce che sia stata fatta. Io voglio dichiarare il processo terminato solo se sono sicuro che questa attività è stata fatta. E quindi devo aspettare che finisca. Non posso terminare tutto il processo perché ho altre cose da fare, lo terminerò, ma lui mi deve dare l'informazione che ha finito. Se no c'è il rischio che il token sia ancora rimasto in attesa all'ingresso e quindi non abbia fatto nulla di tutto questo. Se invece è proprio vero che non mi interessa neppure se viene fatto o no, è semplicemente un ramo che è abilitato, può essere fatto, può non essere fatto, ma poi non mi interessa più nulla, cioè gli effetti di quel ramo non mi servono a determinare null'altro nel processo, neanche la sua condizione di terminazione. Esiste un altro costrutto che è questo, adesso ve lo faccio vedere, che si chiama terminazione implicita, che è un nodo terminale diverso, un tondo con la X, che indica la chiusura di quello specifico token e non di tutta l'activity diagram. Quindi quello è un killer selettivo, quando il token arriva qui muore quel token senza uccidere l'altro, l'altro rimane attivo o gli altri eventualmente rimangono attivi. Quindi in questo caso io faccio A, sono sicuro di fare A, poi abilito B e C, quando verrà fatto, supponiamo venga fatto prima B, faccio B, distruggo questo token. Poi può essere fatto C, può essere fatto D, quando anche C e D saranno fatti, anche l'altro token che nel frattempo è rimasto vivo, perché la terminazione implicita non distrugge altri token, non chiude l'intera attività, ha solo un flusso parallelo, un token, allora quando tutti i token sono stati distrutti il processo termina.
Quindi in quel caso, quando voglio uccidere solo un ramo, lo posso fare. Attenzione però, che è quello che dicevamo prima, non ho garanzie che quel ramo venga effettivamente percorso. Se nel frattempo un altro token arriva a terminazione finale. Ok? Sì? In questo esempio con APCD, però tutte le quattro sono con... Sì, perché non ho altri modi di distruggere i token se non portando tutto a termine. Quindi io posso usare tante terminazioni implicite e non un unico join. Se è più naturale avere un join in una terminazione unica, perché è più chiaro, più esplicito. Però semanticamente sì, sono equivalenti. Va bene, ci vediamo giovedì. Oggi c'è di nuovo turno A prima e turno B dopo.